Ladies and gentlemen, Mexp 2023, da dove possiamo cominciare se non da uno degli stand più belli, quello della Negri Bossi, e con noi Fulvio Binda, responsabile commerciale Italia. Allora, come sta andando qua? Ma molto bene, buongiorno a tutti, sta andando molto bene, nel senso che oggi è il primo giorno, sicuramente il nostro stand magari non è il più bello, ma sicuramente il più elegante, che è una cosa che ci teniamo, anche la macchina si presenta molto bene. Come è andata? Il primo giorno è stata veramente una grande sorpresa. Direi che finalmente siamo tornati a fare la fiera, perché abbiamo l'anno scorso partecipato al Mexpe qua sempre a Bologna. L'affluenza non è stata di quelle più importanti, ma quest'anno, già ieri abbiamo contato 70 visite, che per noi è veramente un target che ci eravamo imposti, ed è stata veramente una grande sorpresa. E abbiamo presentato la nuova 5ET, che è la nuova macchina fatta in collaborazione con Nissei e Negri Bossi. Direi che è una macchina molto interessante, perché è delle future sicuramente innovative nel nostro mondo. Abbiamo così implementato con la regia la nostra tecnologia, abbiamo praticamente inglobato le conoscenze di Nissei e la collaborazione con i tecnici di Nissei, degli ingegneri Nissei. È sicuramente uno delle motivi di confronto che abbiamo oggi con i clienti, e devo dire che i clienti la stanno valutando e guardando con molta attenzione. Quindi è stata presentata qui al Mexpe? In Italia l'abbiamo presentata l'anno scorso al K, ma non era ancora disponibile sul mercato. E da quest'anno iniziamo a commercializzarla anche sul mercato italiano, anche condizioni interessanti, quindi praticamente la spinta commerciale da fare sul territorio su clienti italiani. Ok, quindi battesimo del fuoco qui a questa fiera, benissimo. Ma ecco, secondo te siamo tornati in generale a una condizione pre-lockdown, pre-Covid? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il mercato quest'anno ovviamente, dalla conseguenza di questi 2-3 anni di grandi incentivi economici, si è un po' modificato, però devo dire che questa fiera è stata, a mio avviso, una grande sorpresa di affluenza e di interesse sulle macchine. Abbiamo tante offerte da fare, quindi speriamo di riuscire a combinare qualcosa di buono, insomma. Mi sembra di capire quindi che l'overlook per il 2023 è ancora buono, ma c'è del backlog ancora o anche ordini nuovi e tutte e due? Ma noi stiamo portando a termine tutto quello che avevamo in pancia, avevamo raccolto l'anno scorso. Ci stiamo lavorando sul discorso di questo anno qua. È ovvio che quando hai una novità puoi spingere su delle proposte e delle novità che comunque stimolano il cliente. Questo è un po' il grande argomento che abbiamo e stiamo così valutando. Ok, grazie mille a Fulvio Binda, responsabile commerciale Italia di Negri Bossi. Ti chiediamo con noi di dire il nostro mantra benaugurante, che è top! Top! Grandissimo! State online per prossime notizie.